Buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di Casa del Sole TV. Siamo qui oggi con la collega giornalista di inchiesta e scrittrice Stefania Limiti. Buonasera Stefania. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Stiamo di nuovo parlando della strage di Ustica in questi giorni, Stefania. Dopo decenni di depistaggi, come è successo per buona parte delle stragi che hanno caratterizzato gli anni di piombo di questo paese e che hanno caratterizzato forse anche la fine della Repubblica Italiana. Prove del 19 abbattuto a Ustica scomparse dall'hangar di Pratica di Mare, tanto è vero che due pubblici ministeri hanno compilato anche una lista di 7 pagine di prove scomparse. Come mai Giuliano Amato, che da 40 anni giura fedeltà alla Repubblica Italiana, che ha recentemente anche ricoperto la carica di presidente della Corte Costituzionale, ha parlato proprio adesso? Si tratta di un attacco alla Francia, Stefania, e per conto di chi? Ma e verrà mai, aggiungo solo un'ultima domanda, verrà mai il momento della verità pubblica in questo paese? O come ha detto Paolo Cucchiarelli, dobbiamo ognuno di noi cittadini fare la nostra parte per trovarla e rivendicarla? Dunque, se verrà questo momento, sarà perché qualcuno ha parlato. Direi che dal punto di vista giudiziario ci si può aspettare ben poco, ma molte persone sono a conoscenza di quello che è avvenuto. Nei cieli di Ustica, nel giugno del 1980, è avvenuta una guerra aerea, e questo significa che molte persone conoscono questa verità, ma non hanno mai parlato. Io penso che l'atto di Giuliano Amato sia sostanzialmente un atto politico, perché Giuliano Amato non ha detto nulla di nuovo rispetto a quello che aveva già detto. Ha aggiunto che questa confidenza gliela fece Craxi. In passato lui ha parlato di servizi segreti che avvisarono Gheddafi, ma non ha fatto riferimento a Craxi. Ci sono state anche diverse occasioni, perché Amato ha seguito molto da vicino la vicenda di Ustica, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, come presidente del Consiglio, e a lui si deve lo stanziamento dei fondi per recuperare il relitto che era rimasto in mare e che richiedeva un importante stanziamento di risorse che erano fuori dal budget delle consuete spese di giustizia, per cui c'è stato bisogno di un impegno del governo, perché altrimenti i magistrati non potevano procedere, sarebbero incappati in problemi con la Corte dei Conti, e Giuliano Amato garantì questi soldi. Quindi lui ha avuto un ruolo positivo e propulsivo, diciamo. Ora ha parlato troppo tardi, mi sembra un po' troppo semplicistico. Io penso che sia un atto fondamentalmente politico, un atto politico nel quale diciamo, possiamo leggere due aspetti. Uno è quello che riguarda la strage, i misteri, le coperture, i depistaggi, e questo atto ci dice che non è più una procura che può sollevare il coperchio di tutto questo, ma occorre un atto politico, un impegno diplomatico, occorre una mobilitazione nelle massime stanze del potere. E questo atto politico sta lì a raccontarlo, come dire, a provarlo, e da questo punto di vista è una sollecitazione che io prendo in modo positivo, ancorché ci si possa chiedere come mai proprio oggi. E qui viene l'altro aspetto: è indubbio che secondo me vi è un aspetto, diciamo, che ricade sulle relazioni geopolitiche, insomma, in qualche modo. Un atto di questo tipo
cade sulla testa di Macron e dei francesi, che difficilmente potranno lavarsene le mani, anche se non mi sembra che abbiano, come dire, nonostante si dica Macron a suo tempo era piccolo, non c'entra niente, eccetera, eccetera, detto questo, però non mi sembra che ci siano segnali di collaborazione. Ci sono in Francia, in Italia no, in Italia abbiamo altri problemi da questo punto di vista, ma in Francia ci sono ancora carte segretate. Ora, questo quindi mi fa pensare che l'atto, diciamo, politico riguarda anche le relazioni intereuropee, forse tra Europa e Stati Uniti in qualche modo. Indubbiamente anche il governo italiano ne esce poco rallegrato da questo atto politico. Ci sono state reazioni tutto sommato abbastanza fredde, perché Giorgia Meloni sa benissimo che pretendere che l'Italia non ha questa forza, che i rapporti con la Francia non sono buoni. Quindi in realtà è una specie di missile, diciamo, sulle relazioni europee. È un atto molto importante da vari punti di vista. Non è un caso che se ne fa carico un giornale guidato da Molinari, che è, insomma, un direttore molto legato ad alcuni ambienti della destra americana, chiaramente legato. Quindi dietro questo sicuramente ci sono relazioni, una volontà politica destabilizzante nei confronti dell'Europa, non c'è dubbio, ma per la questione in sé mi sembra che ci sia appunto la conferma che solamente una volontà politica potrà di schiudere i pozzi neri, diciamo, perché noi conosciamo tante cose, in fin dei conti su Ustica noi sappiamo sostanzialmente com'è andata, ma la ricostruzione è stata fatta dal giudice istruttore, si è fermata sulla soglia, come dire, della procura. Però qui torniamo sempre dal punto di vista delle responsabilità civili: è scattata la prescrizione, per cui all'aeronautica è andata bene. Da un altro punto di vista, occorre una mobilitazione che le procure, secondo me, non sono in grado di garantire. Quindi noi sappiamo com'è andata, però, come dire, non abbiamo la carta che lo certifica, e questo vale un po' per tutte le vicende, diciamo, dello stragismo e degli atti di terrorismo. Questo è stato un atto di terrorismo internazionale che voleva colpire Gheddafi e l'Italia in definitiva. In cui era coinvolto anche Israele. Israele è sempre coinvolta, diciamo Quando mai così. non lo è, bisognerebbe dire. E comunque casca tutto questa dichiarazione di Amato casca in un momento in cui la Francia è sotto attacco da vari punti di vista, perché in Africa stanno succedendo Esatto, una serie di certo. cose. E quindi certo che ha ripercussioni internazionali, senza dubbio. Esattamente, sì. Insomma, io quello che ho pensato nel primo momento, un'intervista fatta anche da una giornalista molto importante di Repubblica, ma che segue le pagine culturali, insomma, è una chiave. È stata fatta in una chiave molto molto particolare, e indubbiamente è un'intervista destinata a creare un certo stato di fibrillazione, diciamo. Se questa è la volontà, probabilmente, come io immagino, primaria, le conseguenze secondarie potrebbero in ogni caso mettere in moto dei meccanismi a questo punto
come dire, positivi, dopo oltre 40 anni, chissà, comunque, ripeto, ci sono molte persone che sanno e da qualche parte la verità c'è, quindi in qualche modo anche questo, al di là della finalità principale, appunto, contribuisce un po' a allentare, diciamo, i gangli, questa corazza, messa attorno alla verità. Ma si può dire, Stefania, abbastanza con certezza che questo, non soltanto quello di Ustica, ma anche l'attentato che c'è stato un mese dopo a Bologna, sono stati attacchi all'Italia proprio per motivi geopolitici che poi seguivano anche la Sono prima. due atti diversi, sono due atti completamente diversi. Quello di Ustica rientra dentro un contesto internazionale, appunto, molto caldo che soprattutto mette al centro le storiche relazioni italiane nel Mediterraneo. La vicenda di Bologna rientra dentro un contesto stragista completamente diverso. Gli attori sono completamente diversi, gli ambienti nei quali è maturata è completamente diverso. Sono due atti, diciamo, che per quanto hanno poi avuto le conseguenze efferate atroci, ma l'uno appunto è un atto di terrorismo internazionale, a mio giudizio, l'altro è un atto di stragismo che rientra dentro il percorso fatto dai gruppi neofascisti all'ombra della P2, quindi un tentativo destabilizzante dell'ordine pubblico e dell'ordine istituzionale del paese che evidentemente Gelli aveva pensato di poter portare avanti, anche se io credo che nel suo stesso ambiente, diciamo, l'audacia criminale di Gelli lo abbia poi portato anche alla sua parziale uscita di scena, comunque, diciamo, al disvelamento delle liste di Castiglion Fibocchi, eccetera, eccetera, diciamo, quindi ad una riorganizzazione necessaria anche all'interno del mondo massonico deviato, sebbene poi non ci furono conseguenze per i piduisti dal punto di vista giudiziario, insomma, per motivi abbastanza complicati sotto un piano giuridico, ma torniamo di nuovo al punto, soprattutto perché non ci fu la volontà di mettere all'angolo, non solo quindi da un punto di vista giudiziario, ma dal punto di vista politico, i personaggi che erano stati affiliati da Gelli, che in fin dei conti rappresentavano un pezzo di establishment italiano, e lo stesso Gelli non era un personaggio estraneo al potere, perché un po' è passata l'idea che lui, come dire, fosse esterno al potere e che la P2 fosse qualcosa di assolutamente sconosciuto fino a quel marzo dell'81, quando vengono trovate. Non era così, cioè Gelli era uno che frequentava le stanze del potere, era uno che Tu lo hai appunto, intervistato direttamente, vero? io l'ho intervistato a Villa Wanda, ma era già comunque anziano, diciamo, l'aspetto che andrebbe riraccontato della vicenda gelliana è che lui era parte dell'establishment e che in fin dei conti la sua presenza è anche una presenza molto legata all'impero sindoniano e ad un tentativo dopo la fase più cruenta dello stragismo di riorganizzare il potere nelle sedi occulte per
impedire che in Italia ci potessero essere, diciamo, dei movimenti politici che portassero al crollo della centralità democristiana, che era stato il partito perno e il partito centrale per gli equilibri atlantici, sostanzialmente. E Gelli fa questo e lo fa sotto la piena, diciamo, consapevolezza degli esponenti politici. Insomma, nell'80, quando Cossiga ha problemi con il Corriere della Sera, perché ritiene che lo attaccano un po' troppo frequentemente, chiama Gelli per calmare gli animi, insomma. Ma addirittura io ricordo che anche un procuratore che viene ricordato per una azione importante per la sua brillantezza, per le sue tante battaglie, Piero Vigna scrive nelle memorie poco prima di morire che a metà degli anni 70, quando si trova in difficoltà perché un suo congiunto si perde nei mari del Sud America, chiama Gelli sapendo quali fossero i rapporti di Gelli con l'Argentina. Insomma, quindi i legami, le relazioni, il ruolo, il perché di Gelli era conosciuto ed era noto ed era subito, se vogliamo, anche da tutto l'establishment. Quindi non è stata una, diciamo, rivelazione la P2, lo è stata naturalmente dal punto di vista pubblico per i cittadini, ma non certo per gli assetti del potere. Stefania, può succedere che questa mossa politica, questa dichiarazione di Amato possa causare uno sfaldamento all'interno della NATO, Francia, Stati Uniti, nell'alleanza anche rispetto alla guerra che c'è? Ma diciamo che la mossa di Amato possa avere questa potenzialità, non credo. Diciamo che i rapporti sono comunque difficili per altri motivi, perché insomma la NATO è uno strumento completamente obsoleto che viene fatto vivere in termini aggressivi e che non potrà che portare nuove destabilizzazioni e fibrillazioni in Europa. Quindi l'Europa questo non l'ha capito e di conseguenza noi ci ritroveremo in futuro. Ora vedremo quale sarà l'esito della guerra ucraina, ma indubbiamente la NATO per l'Europa è diciamo una specie di come avere una centrale atomica che può esplodere da un momento all'altro, quindi sono rapporti destinati a non essere normalizzati. Ora, che l'azione di Amato possa avere questa, non lo credo, anche perché Amato è comunque un signore molto importante, ma è pur sempre un signore ormai che è fuori, diciamo, dall'esecutivo e ha sicuramente un grosso potere di influenza. Io penso che in questa scelta ci possa anche essere stata una sua, diciamo, necessità in qualche modo, no? Di ribadire dopo la morte di Andrea Purgatori, di ribadire una verità che lui sa essere la verità. E non ci sarebbe nulla di strano se, diciamo, un desiderio senile di riaffermarla potrebbe anche essere questo. Insomma, prossimamente magari potremo capire meglio, chissà, ma decisamente le conseguenze politiche della sua intervista sono ormai, insomma, le abbiamo capite. Ora,
Ripeto, che questo possa andare oltre mi sembra un po' strano, anche perché il governo italiano ha capito che in qualche modo questa cosa può ritorcersi contro ed è su una linea di estrema cautela e probabilmente non approfitterà di questa opportunità per rilanciare una tensione diplomatica che l'Italia non è in grado di sostenere. Questa è la verità. E quindi, diciamo, questo è però un problema politico. Quindi la mossa di Amato è una mossa estremamente importante. Stefania, prima di lasciarti andare, so che sei molto occupata, ma spero anche di risentirti altre volte, torneremo a disturbarti. E possiamo ancora parlare di sovranità in questo paese, perché è una parola che molti usano, ma credo che non ci sia mai stata un granché, perlomeno non c'è più stata da dopo l'eliminazione di Aldo Moro. Sovranità è una parola che possiamo ancora usare? Beh, la nostra storia ci insegna che noi non siamo stati un paese sovrano, cioè se noi avessimo in questi anni affrontato nel discorso pubblico in un modo più profondo l'analisi dello stragismo, avremmo proprio avuto oggi una maggiore consapevolezza di che cosa significa sovranità o non sovranità, che non è in termini di nazionalismo, insomma, non è in questo linguaggio in cui lo declina la destra, è l'essere stati una pedina dentro un sistema dove c'è stato solamente una testa pensante, insomma. E l'Italia in questa pedina è stato l'anello più fragile e di conseguenza tutto quello che è capitato e anche diciamo le vicende di una classe politica molto molto anomala in qualche caso in Europa sono frutto di quelle scelte lì, cioè della scelta di fare in modo che l'Italia potesse rimanere immobile. Ecco, sostanzialmente l'Italia è uscita dalla guerra come un paese sconfitto, anche se poi, come dire, c'è stato un cambio di fronte nell'ultima fase, ma l'Italia è uscita sconfitta ed è stato il paese, sia per questo, sia per motivi geopolitici, per la sua collocazione geografica, che da questo punto di vista è stato più penalizzato, più di altri in Italia non doveva succedere assolutamente nulla, mentre per altri paesi come la Grecia o la Spagna ci sono state soluzioni drastiche, repressive e militari, per l'Italia il discorso era diverso perché avevamo un grande partito comunista e una grande opposizione che sapeva organizzarsi ed aveva la consapevolezza del proprio ruolo e del contesto, quindi il colpo di Stato in Italia sostanzialmente non poteva avvenire perché sarebbe stato un bagno di sangue, però, come dire, il patto è stato niente golpe, ma la democrazia deve essere a bassa intensità. Non pensate di potervi permettere una democrazia piena nella quale vince, come dire, e nella quale possano avere voce tutte le componenti della società. Noi abbiamo avuto una società nella quale naturalmente le classi popolari sono state costrette, sono state in qualche modo costantemente penalizzate proprio perché non si poteva arrivare ad un cambiamento di sistema. Quindi l'Italia è stata e definitivamente devo dire, nonostante alcune forse
illusioni che, soprattutto nella classe dirigente democristiana, dopo la fine della guerra fredda, insomma, secondo me qualcuno aveva pensato che a quel punto la NATO sarebbe saltata e quindi ci saremmo potuti permettere un contesto diverso. Non è andata così, non è andata così perché in realtà siamo rimasti dentro lo stesso sistema atlantico e affrontando di nuovo il nostro futuro nei termini che sono di interesse non per la nostra gente, per questi territori, ma per gli interessi dell'impero sostanzialmente. Molto chiaro, grazie, grazie delle tue risposte, Stefania, e ci risentiamo, spero, Grazie a prossimamente. voi, arrivederci, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti di aver seguito e vi prego di sostenere il lavoro del nostro canale perché possiamo continuare con le nostre interviste, telegiornali, approfondimenti. Lo potete fare dal nostro sito web www.casadelsole.tv/sostienici. Con un abbonamento piuttosto che con un contributo volontario una tantum che ci permetterà di continuare a lavorare e anche continuando a partecipare come state facendo e come avete fatto finora, grazie per questo, continuando a partecipare insieme a noi. Grazie e arrivederci alla prossima volta e arrivederci a Stefania Livi.